sicuramente lo sgomento per un atto che è stato un atto di grande violenza e che veramente lascia interdetti, perché quando si attacca l'arte, quando si attacca la bellezza, si attacca l'uomo, quindi questo sicuramente è stata la prima reazione che ho avuto stamattina quando all'alba mi hanno mandato le immagini del rogo. Adesso ovviamente dopo lo sgomento c'è la reazione, l'elaborazione di quello che è successo, la risposta, e noi rifaremo questa installazione. Stamattina ho sentito Michelangelo Pistoletto e questo è un grande simbolo di rigenerazione, di ripartenza, che rappresenta la ripartenza della società e non può essere fermato né dal vandalismo né dalla violenza, questa rigenerazione deve essere portata avanti, quindi noi adesso lanceremo anche una raccolta di fondi proprio per fare in modo che questa ricostruzione avvenga anche da una partecipazione popolare, perché Napoli è la bellezza, Napoli è la ripartenza, la rigenerazione, non ci possiamo fermare né ci fermeremo davanti a degli atti di vandalismo. Questo è l'ultimo, ce ne sono stati anche altri, sono espressione di una grandissima minoranza, quindi ne rifaremo tante fin quando insomma, l'arte e la bellezza non prevarranno come già prevalgono nella nostra città. Chi aveva detto di aver sentito Michelangelo Pistoletto, qual è stata la sua reazione, il suo commento? Ma lui sicuramente era molto amareggiato e ferito, perché però anche con grande speranza. La sua opera in tutti questi anni è un'opera che parte proprio dal principio della rigenerazione. Mi ha detto alla fine anche quest'atto così violento deve essere interpretato da noi come un momento di rigenerazione, di ripartenza. Così faremo, la struttura è rimasta integra, quindi rifaremo l'installazione.